Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul mio canale, sono Mariano, continuiamo con la serie del corso su Excel. Siamo alla seconda lezione, ancora siamo un po' giovani da questo punto di vista e oggi impariamo come aprire, salvare tutte le opzioni di salvataggio che ci sono su Excel, che a volte sfuggono anche ai più esperti. Ti ricordo che l'intero corso te lo lascio qui in descrizione, dove potrai trovare, te lo faccio vedere anche tutti gli script che ci sono, ti faccio vedere anche, vedi tutti i file che ho salvato, vedete qui ci sono tutti i file che stiamo utilizzando anche oggi, perché ti troverai tantissimo materiale, inoltre anche tutti gli esercizi che sto facendo, così che ti potrai mettere alla prova. Quindi qui in descrizione troverai tutto quanto. Prima di partire ti voglio ricordare di iscriverti al mio canale, perché davvero a te non costa nulla, per me è un grandissimo, enorme favore che nemmeno ti immagini. Se clicchi sulla campanellina, ogni volta metterò un altro video anche di questo corso, su sarai sempre la prima o il primo ad essere avvisato. Ti aspetto sul canale Telegram, tantissime offerte a settimana. Ora partiamo, come ti dicevo la volta scorsa, qui trovi tutti i tuoi documenti recenti. La volta scorsa non avevamo visto i modelli. Qui possiamo trovare tutti i modelli che ci sono all'interno di Excel. Alcuni sono molto interessanti, se vuoi ad esempio trovare un calendario per il mese e vuoi utilizzare uno di questi, puoi cliccare qui su Crea ed avere il tuo calendario in modo che già è un già fatto, vedete come già c'è gennaio 2021, quindi puoi stamparlo, prenderlo come vuoi tu. Se invece abbiamo il nostro documento in una parte del nostro computer o online, andiamo su Apri, qui sulla sinistra vediamo ci sono tutte le destinazioni recenti oppure quelle online che noi abbiamo ad esempio su OneDrive. Ti ricordo, se non hai visto il mio video su OneDrive, te lo ricordo perché è molto importante conoscere anche tutte le funzionalità di OneDrive, mentre qui abbiamo tutti i file recenti. Nel caso in cui non lo trovo, posso andare su questo PC e quindi abbiamo tutte le cartelle del nostro PC, oppure posso sfogliare sempre all'interno del mio computer tutte le destinazioni per trovare il file che voglio aprire. Se vogliamo bloccare uno dei nostri file, il nome bloccare forse non è molto esatto in italiano. Bloccare significa non me lo aprire, fai in modo che quello non sia più presente, così. Però bloccare in questo caso significa che lo ritrovo sempre. Basta che clicco questa puntina qui ed è aggiungi elemento all'elenco. Se io lo blocco perché lo voglio ritrovare spesso, è un file che mi serve ogni giorno, quindi lo voglio avere sempre in considerazione. Vedete che me lo mette sui bloccati. Per aprire un file basta cliccarci due volte, quindi il computer poi lo aprirà e eccoci qui su uno dei file che abbiamo aperto. Per salvare invece un file abbiamo diverse possibilità. La prima, lo vedevamo la volta scorsa, è cliccando maiuscolo più F12 oppure questo tasto che è il salvataggio. Se invece il file è nuovo, per aprire un file nuovo, tra l'altro, se hai già un Excel aperto, basta cliccare, ti faccio vedere, Ctrl più N, Command Ctrl più N, e vedi come se ne è aperto uno nuovo. Quindi ho un foglio nuovo, eccolo qui. Per salvarlo, come faccio? O clicco qui e mi dà il salvataggio, oppure posso andare su File e premere o salva o salva con nome. La prima volta che tu salvi un file, il salva e il salva con nome sono la stessa identica cosa.
La differenza tra salva e salva con nome, poi ce l'avrai anche sul file che ti lascio, ma fondamentalmente salva sovrascrive il file. Salva con nome, invece, puoi salvare il tuo file, ad esempio, in diverse versioni. Non so, inserendoci l'orario, inserendoci la revisione 1, revisione 2 che stai facendo. Quindi il salva con nome ti salva due volte il tuo file, quello originale e quello nuovo. In questo caso equivalgono, quindi posso cliccare su salva e qui mi dà i percorsi dove posso salvarlo. Questo a sinistra sono i percorsi online, come dicevamo la volta scorsa, li vedi, questi sono tutti quelli online, mentre qui trovo tutte le posizioni all'interno del mio computer. Se lo voglio salvare su corso Excel, qui posso inserire il nome del file e metto prova. Automaticamente lui me lo salverà come .xlsx. Facciamo attenzione perché il .xlx è una parte molto importante ed è l'estensione del file. Le nuove versioni di Excel salvano su .xlx, ma se tu vuoi puoi anche salvare con estensioni più antiche, vedi come Excel 97-2003, nel caso ad esempio i tuoi colleghi non hanno le ultime versioni di Excel, oppure ancora precedenti come quelle di Excel 5.095, una storia fa, oppure addirittura salvarli in PDF se vuoi inviare delle cartelle di lavoro in PDF, ma quando faremo la stampa su queste cose ti saranno molto più chiare. Se vogliamo vedere tutte le opzioni di salvataggio, possiamo andare qui su opzioni e poi su salvataggio. In questo box qui abbiamo la possibilità di far salvare automaticamente ad Excel ogni 10 minuti, cosa molto importante a mio avviso, perché se inavvertitamente il computer ci dovesse saltare o ci dimentichiamo di salvare, lui automaticamente salva ogni 10 minuti. Ed inoltre, guardiamo la spunta sotto, mantieni l'ultima versione ripristinata automaticamente se si chiude senza salvare. Vuol dire che se inavvertitamente io non ho salvato il mio lavoro, quando riapro Excel, le versioni ripristinate saranno le prime che mi verranno in sovraimpressione, molto importante. Inoltre, qui posso andare a modificare le posizioni predefinite. Ad esempio, a me me le salva su Documents. Se tu le vuoi salvare in un'altra posizione, basta che agisci qui. Se possediamo una licenza Office 365 e siamo all'interno di un'organizzazione o di una scuola e così via, posso anche condividere i miei file Excel, molto importante, perché significa che poi tutto ciò che tu vai a modificare, gli altri lo vedranno ed inoltre vedranno anche tutto ciò che tu vedrai, tutto ciò che gli altri fanno sul tuo file. Come posso fare? Basta che clicco qui su condividi e poi mi verranno ed inserisco le email delle persone a cui voglio inviare. Gli posso anche lasciare un messaggio oppure posso creare un collegamento o addirittura mandarglielo immediatamente con Outlook. Molto interessante. Possiamo decidere se inviargli una copia, inviare l'intera cartella di lavoro oppure solo il file PDF nel caso in cui non vogliamo che loro vadano a modificare qualcosa. Una volta che abbiamo visto tutte queste cose, non ci rimane che vedere come chiudere. Basta andare qui su File e dirgli chiudi. Stai attento, attenta perché io ancora non ho salvato e quindi importante capire come questo file, ad esempio, non è stato salvato ancora. Se io inavvertitamente vado su File, chiudi, lui automaticamente mi apre la pagina di salvataggio, come dire ti voglio salvare a te e chiederti se lo vuoi salvare, lo vuoi chiudere, ma non è stato ancora salvato, quindi non lo vai a ritrovare. Dunque abbiamo finito, abbiamo visto come aprire tutti i modelli, aprire file un po' dovunque, sparsi nel nostro computer. Abbiamo anche visto come salvare, tutte le opzioni di salvataggio. Insomma, abbiamo visto tantissime cose e quindi ci possiamo vedere alla prossima lezione.
non prima di averti ricordato di iscriverti al mio canale, perché davvero a te non costa nulla, invece per me è un grandissimo, enorme favore che nemmeno ti immagini. Questi sono tutti gli altri miei social, ti aspetto in particolare sul canale Telegram. Clicca sulla campanellina, così ogni volta che vedo che metto un nuovo video sarai sempre la prima o il primo ad essere avvisato. Ti auguro un ottimo lavoro, un buonissimo studio e ti saluto con il mio ciao ciao. Alla prossima lezione. Shatalgie. Ti ricordi, mi dicevi, hai perso i sensi sopra il palco. L'agosto, il vino, il malto e la paura di fallire. Passavamo le serate a parlare.